Ciao, avete visto come è iniziato questo mese di gennaio? Mese che dà un inizio a un anno, a nuove esperienze, nuove speranze, magari, chi lo sa. Comunque abbiamo iniziato bene questo anno. Oggi è l'ultimo giorno di gennaio, ho un po' di tempo e ho deciso di fare il video con i favoriti di questo mese. Scusate la voce. Vediamo se riesco a registrare questo video senza tanti tagli, ma ho una bruttissima tonsillite. Parliamo di cose belle di questo mese, ma comunque lascio qualche segno di questa esperienza negativa. Io ho sofferto tante volte nella mia vita di mal di gola, ho avuto faringite, laringite, di tutto e di più. Ho rischiato anche di rimanere senza le tonsille. O amigdali, come li chiamiamo, a età di 6-7 anni. Poi dopo quel trattamento, non mi ricordo cosa mi abbiano fatto, ho avuto anche delle punture, è sparito il mal di gola per un bel po'. Poi al liceo è comparso, ecco, dopo il liceo è stato un periodo, tutto l'università, tutto il periodo quando ero studentessa, ho avuto questo male insopportabile della gola che sembrava che in Italia è migliorato, cambiando clima, cambiando anche il mio modo di vivere, di alimentazione anche. Comunque niente, quest'anno io ho preso qualcosa di bruttissimo. Sono sotto antibiotico adesso, ma non parliamo più di questo mal di gola, speriamo che se ne vada via. Passiamo alle cose più frivole ma piacevoli. Inizierei il video, sì, come è gennaio e in Italia c'è il periodo dei saldi, non vi ho fatto vedere nessun video con le mie poche spese durante questo periodo di saldi, ma voglio farvi vedere la spesa che ho fatta a Duparay-Hommes, è il negozio francese che è in abbreviazione DPAM. Questo negozio io l'ho scoperto quando ero incinta di Marcello, per cui 5 anni fa. E lì ho comprato dei bodini, magliette per lui per i primi mesi di vita. E anche adesso compro, ma più andiamo con l'età, più le cose diventano meno belle. Quando era piccolo erano molto colorati, particolari. Costano un po', però coi saldi si fanno dei bei acquisti pagando. Non dico pochissimo, però comunque pagando il giusto alla fine, spero e credo, perché questi capi, alcuni sono realizzati proprio in Francia, è un negozio francese, tanti in Bangladesh e in altre parti, intanto verifico anche questo capo che vi sto per farvi vedere, comunque questo è Cina, ma va bene. Siccome dico migliore amica, io ho poche amiche, sempre ho avuto poche amiche nella mia vita, ho avuto delle esperienze anche brutte che finivano le amicizie e non voglio chiamare la migliore amica, però una mia cara amica, diciamo così, una mia cara persona che si trova in Germania, non la vedo da 10 anni e mi dispiace molto, ecco, lei diventerà mamma a fine gennaio. A fine febbraio e per sua figlia futura, la figlia che c'è nel pancino, e le ho comprato un vestitino da questo negozio, eccola qua. Mi è piaciuto tantissimo e spero che anche a lei piaccia. Dietro ha i bottoni, per cui è molto comodo da vestirla. Io quando vedo due bottoni per bambini di 0 a 6 mesi, ma anche a 9 mesi, è molto difficile vestire un bambino così piccolo. Quando ci sono tanti bottoni, lo vesti meglio, se ci sono le cerniere ancora meglio, ma comunque ecco il vestitino che ho preso appunto per la bimba, che ancora non so come si chiamerà perché non hanno deciso ancora. Se parliamo dell'inizio dell'anno, no, ci sono anche tanti pensieri che arrivano dai amici, parenti, eccetera eccetera. Non ho fatto neanche il video dei regali di Natale perché l'ho tenuto per me, ma poi non mi andava di fare questo genere di video. Comunque, vi faccio vedere cosa ci è arrivato oggi, il 31 di gennaio. Ecco, questo mi ha portato il mio marito. Sono i biscotti a forma di manina, sono i biscotti belghi. Io belgi, faccio ogni tanto brutta figura, mi sa che belgi. Comunque, devo verificare, belghi, mi suona meglio belghi.
dal Belgio. Allora, siccome loro lavorano con fornitori tedeschi dal Belgio, mi sono arrivati adesso il 31 di gennaio dei biscotti e loro tra i colleghi si condividono, no? E mi piace che è arrivato in scatola di latta, già li ho provati ma li ho incartati come erano prima, mi piace il fiocchettino per farvelo vedere che attenzione hanno nel preparare le cose, semplice ma piacevoli da ricevere. Sono dalla ditta, se conoscete, Leonidas, che è molto famosa questa ditta per fare i cioccolatini, il produttore di cioccolatini. Meno male che le hanno regalato dei biscotti, perché in questo periodo io non posso mangiare il cioccolato, meglio se lo evito, e per cui vi condivido con voi il piacere di ricevere anche al 31 gennaio dei regali per Natale. Dicevamo con mio marito che le feste natalizie non finiscono neanche a fine gennaio. Va bene, dai regali passiamo ai prodotti eco bio o dai, diciamo, prodotti con ingredienti naturali, perché c'è alcuni, ecco, il profumo sicuramente non è eco bio, ma comunque ai prodotti cosmetici che ho usato di più e che ho avuto molto piacere nel usarli. Inizierei col corpo. Qui ho un nuovo olio per me, però lui è sul mercato da tanto, è un marchio italiano che ha la sede a Treviso, non proprio la città ma nella provincia di Treviso, si chiama Da Natura, e questa linea si trova sia a OVS che a Lillepois, però a OVS non compro mai niente di loro perché non lo trovo mai in offerta. Lo compro solo quando c'è in offerta, come ad esempio questo olio che solitamente costa 4,50 se non sbaglio, l'ho comprato con 20% o 25%, adesso non mi ricordo bene, da Lillepois, comunque qualcosa ho risparmiato. È un olio molto profumato, non direi che è all'argan perché l'argan non è così dolce come questo, ma questo è proprio dolcissimo. Ha come olio di base l'olio di mandorle, poi c'è l'olio del riso, della crusca del riso, e poi c'è il profumo e anche l'olio di argan. Comunque questo olio è molto nutriente, si assorbe molto veloce e poi profuma tanto. A me quando sul corpo sento il profumo della crema, che mi piace molto. Poi questo olio lo uso anche per lavarmi sotto la doccia e dopo non applico niente, per cui è comodissimo e mi fa piacere di usarlo. Io lo uso anche dopo l'epilazione o la depilazione, comunque lo uso insieme a questo prodotto per i bambini. Si tratta di Baby Love, un prodotto comprato, lo appoggio, ok, così non facciamo danni, l'ho comprato dal DM, vedete che c'è la sigla. Comunque questo non ha nessuna certificazione del bio, ma comunque ha l'estratto della calendula bio, ha l'ossido di zinco, per cui è molto lenitivo, cicatrizzante e dopo l'epilazione va benissimo. Ha un profumo, è alla fine dell'incil indicato, comunque si sente, io lo sento tanto anche direi, però nella descrizione italiana qui dicevo che ci sono dei sbagli, che hanno scritto senza coloranti, senza profumo anche, per cui è uno sbaglio. Magari una mamma che cerca un prodotto senza profumo sta leggendo questo, lo compra, poi arriva a casa e trova una sorpresa. Niente, carino come prodotto per appunto post depilazione, ma è molto molto denso, da solo non lo potrei usare mai, o se lo usassi dovrei spalmarlo 100 anni, per cui lo uso insieme all'olio di quale vi ho parlato prima, e mi piace cosa fa.
Sul corpo prevalentemente ho usato questo, ho usato anche gli altri prodotti come il set di Natyr, di quale vi parlerò a breve perché sta per finire, ho usato sia il burro corpo che il burro scrub, di lui non vi parlo qui, ma parliamo del disinfettante mani del Dr. Bronner's. Questo l'ho comprato. L'ho travasato qui perché è il primo flacone che ho comprato da Ecoverde, poi l'ho trovato sul sito italiano Bio Vegan Shop e l'ho travasato, per cui adesso ho due flaconi in giro per la casa e in borsa quando esco fuori. Lo uso per disinfettare le mani, ma anche lo uso sulla sciarpa, lo uso sul capello più che altro di Marcello, perché ha l'alcol all'interno e l'olio essenziale di lavanda. E appunto, siccome disinfetta, ma anche nello stesso tempo profuma, mo è molto profumato. Se vi piace la lavanda, ve lo consiglio davvero. Questo è un certificato, la certificazione Natru. Poi arriva dal Fair Trade, dal commercio ecosolidale. Per cui promuovo davvero questo prodotto, anche se mi viene in mente di provare a farlo, perché alla fine ci sono pochi ingredienti. L'alcol, glicerina e l'olio di essenziale di lavanda. Lo proverei a farlo, però io l'alcol non lo trovo, lo trovo solo in formato da 100 ml, magari lo trovo solo a 1 litro. E comprare un alcol che dopo cosa faccio? Io non faccio liquori in casa, non faccio niente, per cui magari se trovassi in un formato più piccolo proverei a farlo in casa. Adesso mi viene in mente, magari in farmacia devo provare a vedere se vendono l'alcol. Adesso mi viene in mente, magari provo. Se voi avete qualche idea dove posso trovare l'alcol, potrete scrivermi gentilmente così mi date una mano. Parliamo del dentifricio di Marcello, che vi dicevo, che fino a questo tubetto lui sempre ha voluto Velleda. Per cui lo compravo, ma nel frattempo, siccome Velleda non si trova su tutti i siti da dove acquisto e ultimamente acquisto sempre di meno online, nei negozi italiani col dentifricio costa 7 euro, vorrei trovare un'alternativa. E gli altri dentifrici a base di mela li ho provato, non è piaciuto, a base di fragola neanche, per cui ho provato questo che è sempre frutti rossi. E l'ha voluto provare, non so se è dovuto ai personaggi che adesso ormai capisce di più, ha quasi 5 anni e si interessa a certi personaggi, ha voluto provare. L'ho provato anch'io e devo dire sì, è meno dolce degli altri dentifrici provati, per cui se trovate Centifolia e vorrete provarlo, secondo me è meno dolce degli altri dentifrici per bambini che ci sono in giro con questi aromi. Poi costa intorno a 3 euro, per cui c'è anche differenza di prezzo, ma nello stesso tempo comunque parliamo di un prodotto certificato, qui abbiamo EcoCert. Passiamo al viso e inizio con una crema che è novità per me, non mi è piaciuta per niente, crema viso giorno alla rosa selvatica al verde. Al verde ha solo questo formato, se non sbaglio, in Italia, per cui l'ho provato, l'ho pagato neanche 1 euro, 10 ml, ma sul viso non va bene per niente. È indicato per la pelle secca e siccome io d'inverno, ma anche nell'ultimo periodo, ho la pelle un po' più secca, più che altro in questa zona qui, ho detto proviamolo. Mi brucia tantissimo la pelle, ma tanto tanto tanto, per cui l'ho proprio abbandonato. Poi ho detto, ma scusa, fammelo usare sul collo. E sul collo il décolleté va benissimo, idrata la zona, non ho niente da dire, sta quasi per finire, ma sul viso proprio non ci siamo. Invece ci siamo e come con l'acqua micellare di Sobio Etique, sono quasi a metà boccettone. Questo l'ho trovato a Auchan e mi è piaciuto poterlo provare usufruendo un buono sconto che avevo, non mi ricordo se era 20 o 25%, comunque si è sentito. La
L'offerta si è sentita. Qui abbiamo di nuovo un EcoCert. I prodotti francesi molto spesso sono certificati appunto con l'EcoCert. Non mi brucia per niente il viso, non mi brucia gli occhi. Io con gli occhi ancora non ho tanta difficoltà di usare le acque micellari, invece sul viso io sento tirare tanto se metto l'acqua micellare, infatti la evito. Questo l'ho provato. Non mi dà nessun fastidio, primo giorno, il secondo giorno neanche, se uso il sfila il terzo giorno già sento un fastidio, per cui evito, ma sugli occhi benissimo va, non mi secca la zona, vi dicevo prima, non mi brucia, per cui lo promuovo a pieni voti e niente, non ha nessun profumo, c'è l'olio prezioso di argan e va benissimo, poi se si trova anche nei negozi fisici, ben venga. Mi sono dimenticata l'idrolato, arrivo subito. In questo periodo mi sono proprio trovata i prodotti giusti per la cura del viso. Come vi dicevo prima, devo stare molto attenta a cosa metto sul viso, perché se non mi brucia mi dà rossori, se non mi dà rossori mi tira la pelle, per cui devo cercare bene e più che altro devo provarli, no? E sempre mi va bene se ho le mini taglie, così non spreco tanto prodotto o non rimango in casa con un prodotto che non mi fa bene. Ho ricevuto per Natale da mia amica Zelda questo idrolato di rosa damascena. È un bel formato da 250 ml, infatti lo tengo in frigo perché non vorrei che vada male. L'ho travasato comunque e l'idrolato non vi ho detto di che ditta è, della ditta italiana con la sede a Milano, Flower Tales. Io non sapevo niente di questa ditta, l'ho scoperta grazie a Zelda. E l'ho travasato qui in questo bel flacone di vetro della Alchimia Natura, che dà un bel getto di uniforme, e questo mi piace quando lo spruzzino spruzza bene e non con vari jet che magari sono più forti o meno forti. Questo è uniforme e mi va benissimo. Lo uso anche non solo come tonico, ma anche per idratare il viso durante la giornata e anche quando c'era, per esempio, quando avevo la necessità di avere il trucco per più tempo durante la giornata, me lo spruzzavo e mi rinfrescavo anche il trucco. Sa di rosa tanto, una rosa piacevole, non è quella passita che non piace a me, ma una rosa vera, di colore rosa appunto, perché le rose cambiano, no, dal colore che portano. Finisco il video con un profumo sempre a base di fiori, è il Muguet en Fleur della Yves Rocher. E questa linea, Jardin du Monde, Jardin de Vie, non mi ricordo bene, la scatolina non ce l'ho presente con me, ma comunque sono quelle acque profumate da 100 ml che stanno intorno ai 23 euro. Adesso non mi viene. Come si chiamano in italiano? E Muguet? Non mi ricordo, ve lo scrivo magari. O magari Muguet anche in italiano, mi viene lacrimare in romeno. Ma così si dicono in italiano, lacrimare come si dice? Non lo so, non mi ricordo. Comunque, è molto forte se lo annusi dalla boccetta, ma sul vestito si spande e poi rimane ma delicato, una profumazione delicata e non si spegne, nel senso il profumo è quello che deve essere il fiorellino, ma dura di più della lilà che ho. Lilà mi piace di più come profumazione, ma dura di meno. Invece questo, la profumazione mi piace sempre, però anche alla durata, durante la giornata ti viene ogni tanto il profumo mi fa piacere. Sono contenta di averlo scoperto. Peccato che non si trovano le mini taglie, perché comprarlo a 100 ml sempre magari non ti va tanto, ma comunque nelle versioni piccole non c'è questa serie. Magari
che ne so, più avanti lo faranno, lo riproporranno. Niente, questo erano più o meno quello che ho usato di più nel mese di gennaio, che oggi finisce e domani arriva febbraio. Ma va, che novità! Bene, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo che passate di qui, che mi lasciate qualche commento. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!